Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di pere e crema alla vaniglia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero di canna, pere tagliate a fette, pere tagliate a cubetti, uova, olio di semi di girasole, panna fresca per dolci, pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone, lievito per dolci vanigliato, sale, gocce di cioccolato fondente e per la crema, panna fresca per dolci, amido di mais, zucchero e aroma di vaniglia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Aggiungere le uova. Ed azionare il bimby per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere la panna l'olio, la pasta di limone, la farina, la fecola di patate, il sale e il lievito. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Togliere la farfalla dalle lame. Aggiungere le pere tagliate a cubetti e le gocce di cioccolato fondente ed amalgamare con la spatola. Trasferire in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Mettere le pere su tutta la superficie. Spolverizzare la superficie con lo zucchero di canna. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. La torta si è raffreddata, preparare adesso la crema. Mettere nel boccale lo zucchero, la panna fresca, l'amido di mais e l'aroma di vaniglia. Ed azionare il bimby per 6 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, lasciare intiepidire e versare sulle fette di torta. Torta di pere e crema alla vaniglia. Grazie e alla prossima ricetta!